Dopo il primo ciclo di attuazione della strategia marina 2012-2018, il nuovo ciclo siglato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del Mare, ISPRA, e le ARPA delle regioni capofila, Liguria, Emilia-Romagna e Calabria, prevede un investimento triennale da quasi 41 milioni di euro, che coinvolgerà le agenzie di protezione dell'ambiente di 15 regioni, 300 uomini e mezzi innovativi per il monitoraggio marino. Un processo articolato in fasi successive che prevede, oltre alle attività sul campo di raccolta dati effettuate dalle singole ARPA e da ISPRA, la loro elaborazione, la trasmissione, la validazione e il caricamento sul sistema informativo centralizzato, gestito da ISPRA per conto del Ministero, dove confluiranno i dati di proprietà di ISPRA e Ministero. Un lavoro altamente specialistico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi specificati dalla Direttiva Europea 2008/56 sulla strategia marina, recepita dal Decreto Legislativo numero 190 del 2010, che coinvolgerà amministrazioni pubbliche e l'indotto di imprese e servizi, riconducibile trasversalmente alla risorsa mare. Un potenziale bacino da quasi 200.000 imprese impegnate in pesca, cantieristica, trasporti marittimi, turismo e attività di ricerca, pari al 3,2% del totale, la cosiddetta economia del mare.